Intanto bisogna iniziare a dire che l'etica si applica in ogni momento della giornata, in qualsiasi tipo di decisione. A volte l'etica che si usa è quasi invisibile perché il tipo di decisione non ha una carica morale così importante, è più o meno neutro. Però in realtà lo applichiamo sempre. Con l'intelligenza artificiale avviene qualcosa di più. L'intelligenza artificiale ha una capacità di agire che nessun'altra tecnologia del passato aveva. Quindi l'importanza dell'etica è messa in evidenza perché noi vogliamo sapere chi è responsabile di qualcosa quando avviene un'azione. È lì che iniziano tutti i problemi. Per qualsiasi altro tipo di azione noi possiamo dare la responsabilità a qualcuno. Per esempio, se noi facciamo a box con qualcuno e qualcuno ci dà un pugno, il responsabile del pugno è l'altro. Se noi usiamo un software che ci fa del male, il responsabile del design del software sarà quello colpevole per aver disegnato male il software. Nei casi di intelligenza artificiale in realtà non c'è nessuno che ha disegnato un software, perché il modello di funzionamento in un certo modo si autocrea imparando dai dati. E dato che impara dai dati, crea un modello che non sempre è comprensibile. In alcuni casi sono delle vere e proprie black box, sono delle camere scure dove nessuno sa come si comporterà la tecnologia. Quindi l'etica non serve altro a cercare di rimettere bene le lancette per sapere dove ci stiamo muovendo, cosa dobbiamo fare, quale tipo di tecnologia dobbiamo adottare e quale dobbiamo invece frenare per evitare dei rischi, sapendo che non possiamo in linea di massima bloccare delle tecnologie. Quello che possiamo fare è cercare di capire in che contesto possiamo utilizzarle e creare tutti i meccanismi per mitigare i rischi etici possibili. Esistono diversi rischi che sono fondamentalmente di due categorie, uno relativi all'individuo e l'altro relativo alla società. Quindi un individuo può avere dei rischi che sono il semplice fastidio, una goccia d'acqua che cade sulla testa è solo un fastidio, sino ai rischi di morte, rischi vitali. E quindi c'è tutta una graduazione di rischi sull'individuo che toccano quelli finanziari, psicologici, sino, come dicevo, a quelli vitali. Il problema è che a volte rischi anche molto bassi sull'individuo, come la goccia d'acqua che è solo un semplice fastidio, può diventare una tortura e quindi la ripetizione di un tipo di informazioni in un muro di un social network può portare a dei comportamenti non coerenti alcune persone. Soprattutto questo avviene con le persone deboli, i bambini, gli adolescenti. Una serie di informazioni distribuite a degli adolescenti che sono in uno stato di sviluppo e critico può portarli a fare diete che siano pericolose per la loro salute o fare dei challenge che siano rischiosi. E questi sono i rischi legati alla persona, all'individuo. Poi esistono i rischi della società. Se io vengo messo in una bolla informativa e vedo solo alcuni tipi di informazione e un'altra persona viene messa in un'altra bolla informativa e vede solo alcuni tipi di informazione, noi non potremo più comunicare. E questo è un rischio sociale, quindi noi perdiamo gli strumenti di comunicazione e di vita comune. Questo è quello che può avvenire con, per esempio, le deepfake, le fake news che vengono create o distribuite grazie ai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi queste sono le due grandi categorie di rischio. In questo momento lavoriamo ancora molto sui rischi individuali perché è una visione storica dell'etica dove c'è un agente e un ricevente dell'azione. In realtà viviamo in società molto complesse dove dovremo cercare di lavorare in maniera ambientale perché le persone possano comunicare tra di loro e perché venga mantenuto un livello di entropia minima nel sistema, cioè dove dobbiamo mantenere un livello, trasformiamolo nella parola caos, minimo perché le persone possano vivere bene nel loro ambiente. Questo è uno degli scopi fondamentali dell'etica, non dire cosa devi fare, non dare 10 comandamenti, ma cercare di creare un ambiente salutare per tutti gli agenti che sono in quell'ambiente.